Buonasera amici di Formula Italian Team, benvenuti a Laguna Seca. Siamo nel circuito californiano per il secondo evento speciale organizzato su Gran Turismo Sport. Formula Italian Team tra l'altro arriva su Twitch con questa diretta che ha una funzione sperimentale per capire anche questo nuovo social che sta spopolando nel mondo del gaming o comunque del mondo virtuale in generale. Siamo, come detto, in una delle piste più belle. Laguna Seca è un simbolo, un classico del motorsport globale. A livello mondiale questa pista ha visto grandi categorie, grandi competizioni venir organizzate qui. Ad esempio partiamo dalla MotoGP, dalla Superbike, poi si è passati alla IndyCar, la kart, che qui ci ha regalato una delle gare più belle con il sorpasso di Zanardi nel 1999 su Brian, su Erta, un circuito di 3,6 km che si snocciola in ben 11 curve. Sembrerebbero poche, un circuito che sembra facile, ma a dir la verità è molto molto complicato mettere insieme tutti e tre i settori, proprio perché ogni parte della pista ha la sua particolarità. In cabina di commento questa sera per questo evento speciale con una doppia manche il sottoscritto Matteo Pettaccio, accompagnato da Alessandro Pietragatella. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Esatto Matteo, infatti questo circuito è molto ostico, soprattutto la fase del terzo settore, dove in discesa c'è il cosiddetto cavatappi, e qui abbiamo anche una difficoltà dal punto di vista dell'interpretazione del setup, e la vettura è molto importante dal punto di vista del telaio, come abbiamo sempre detto su Gran Turismo, qui come non mai, appunto perché ci sono sali, scendi, pendenze, e c'è di tutto qui. C'è di tutto. Le quindi gare... è anche un circuito perfetto, potrebbe essere perfetto per i test appunto delle stesse. Diciamo che negli ultimi anni è un circuito che purtroppo è stato abbandonato dalle categorie mondiali. Ci corrono comunque l'IndyCar, ci corre l'IMSA, anche le IMA Superbike. È una pista in cui, tu hai detto Ale, è importante il setup. Setup che però in questi due eventi, così come è stato per Suzuka, non sarà possibile modificare. Quindi setup bloccati, i piloti hanno comunque una vasta scelta nell'utilizzo delle gomme, e quindi non ci sono limiti riguardo agli pneumatici. 20 giri per la prima manche che vedrà protagoniste le vetture del campionato Super GT 500, classificate su Gran Turismo Sport come vetture GR2. La seconda manche da 20 giri vedrà invece protagoniste le vetture GT3, che sono un po' più consone
un po' più viste nel panorama mondiale, però queste GT500 sono praticamente delle DTM in versione giapponese, un concentrato di tecnologia che comunque lascia molto alla mano umana, perché al fattore umano, perché sono vetture che di serie in pista vera e propria nelle gare reali non hanno ABS, non hanno controllo di trazione e non hanno nemmeno controllo di stabilità. Penso che adesso comunque la maggior parte dei piloti stia utilizzando l'ABS, anzi quasi sicuramente. Arriviamo a 2 minuti e 27 dalla bandiera a scacchi, dalla conclusione di queste prime qualifiche, poi la gara di 20 giri, gara 1, dopo griglia invertita con il primo che partirà in ultima posizione nella seconda manche. Vediamo Matteo De Campo per ora in pole position provvisoria, seguito da William, poi Advance e Paul in terza posizione con la Lexus RCF, una macchina molto molto bella che però potrebbe fare un po' di fatica nel corso di tutta la gara, forse la GT500 più svantaggiata a livello di balance of performance, il bilancio delle prestazioni. Tals è quarto, quinto Crive, poi Tommy in sesta posizione, Rain settima, Christian Marco in ottavo, Mister X nono, Luca Flamineo in decima posizione, l'unico che gareggia con la Honda NSX GT500, Giovi e Long, Dottor Long in dodicesima posizione. Se non erro dovremmo avere due Honda NSX, una però appartenente alla stagione 2008, una appartenente alla stagione 2016, praticamente l'ultima NSX sviluppata dalla casa giapponese. Matteo De Campo è nel suo giro, vediamo se riesce a migliorare il suo parziale, anzi è nel suo outlap, quindi direi di andare a concentrarci su Mister X, che si migliora addirittura 2 millesimi più veloce ed è record nel primo settore con una livrea molto 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 bella che ricorda i bei tempi, i tempi d'oro del motorsport, Lucky Strike, la marca di tabacco che si presentava soprattutto sulle Suzuki degli anni 90 del motociclismo, sulla Bar Honda. E anche sulla Bar Honda, se vogliamo rimanere in tema quattro ruote, Bar Honda che ha corso dalla stagione 1999 alla stagione 2008 in Formula 1. Cavatappi, sinistra, poi su, compressione, giù, compressione, destra, e poi si affronta la curva numero 9 dedicata a Wayne Rainey, campione del mondo nella 500, quella che adesso è chiamata e denominata MotoGP. L'ultima curva, la 11, il tornante a sinistra e poi tutti i 500 cavalli vengono gettati sull'asfalto dalla trazione posteriore di queste Super GT. La Lexus di Mister X registra un 14-148 che lo porta a 62 millesimi da Mattia De Campo, che ha iniziato il suo giro e si trova in curva 3. Qui c'è la prima fotocellula, 52 millesimi, è un po' più alto, più lento rispetto al tempo che per ora lo proietta in pole position, con un primo 14 secondi 0,86 millesimi. C'è una bandiera gialla, quindi probabilmente un pilota sta rallentando. È Tals che si è girato tra la curva numero 5 e la curva numero 6. Questa è una curva complicatissima, la 6, in salita. Tra la 6 e la 7 c'è il rettilineo intitolato a Rahal, la famiglia Rahal, particolar modo a Bobby, mentre molto aggressivo Matteo De Campo al cavatappi va quasi a pizzicare la ghiaia, 397 millesimi, è un giro abbastanza negativo per Matteo De Campo. Tra poco si lancerà William, no, non ha tempo perché la bandiera scacchi è già stata sventolata, quindi vediamo se Matteo De Campo nell'ultimo settore riesce a tirar fuori un buon tempo. Il numero 99 a bordo della Nissan GT-R GT500 va a concludere le sue qualifiche adesso, non si migliora, 1.14.7, comunque per ora è su alla pole position. Sta chiudendo anche Mister X, che ha soli 62 millesimi da Matteo De Campo, una pista corta permette appunto di accorciare i gap e le distanze. 14.7, anche per lui giro finale molto lento. William terzo, Apple in quarta posizione, quinto Antonio Ternino, poi Crive 15.9, passa sul traguardo, partirà in sesta posizione, settimo Luca Flaminio, ottavo Re, nono Tommy, poi Christian Marco in decima posizione, Giovi undicesimo e Dottor Long in dodicesima ed ultima posizione. Questi sono i 12 piloti che parteciperanno alla prima manche gara 1. Alessandro, abbiamo visto macchine molto molto sviluppate aerodinamicamente, molto veloci sul 14, girano più o meno sui tempi dell'IndyCar, quindi è abbastanza impressionante questo, che comunque si sono destreggiate bene in una pista che non offre tanto spazio, sono macchine molto molto larghe queste Super GT e difficilmente si può pensare magari che una categoria del genere possa trovarsi a suo agio in un tracciato del genere. Però a dirla tutta, ad eccezione di qualche piccolo errore al cavatappi, qualche piccolo lungo, direi che sono macchine bellissime da osservare anche in un tracciato angusto come Laguna Seca. Assolutamente sì, poi è anche il pilota qui che fa la differenza, perché è un tracciato estremamente tecnico. Il setup, abbiamo detto che è importante,
ed è standardizzato, quindi è uguale per tutti, è di default per tutti, per meglio dire. Quindi è proprio il pilota qui che fa la differenza, con una macchina del genere, come già detto è abbastanza larga, però nonostante tutti questi limiti, c'è sta il limite del setup, il limite appunto che è abbastanza larga, la pista non è magari molto consona al tipo di vettura, allora tutti questi dettagli danno maggior forza al concetto che sono proprio i piloti qui che fanno la differenza, ed ecco qui la classifica. Classifica finale che appunto ci proietta direttamente in gara, prima manche come detto 20 giri che si percorreranno nel circuito di Laguna Seca, 3,6 km di pista, il rettilineo più lungo è quello che parte dall'ultima curva e arriva alla prima, l'Andretti Hairpin, che poi in realtà sarebbe la seconda, è 453 metri, i 500 cavalli iniziano a rombare, i 8 cilindri suonano verso il cielo, Mattia De Campo parte lì davanti a tutti in pole position, attenzione alla partenza perché è importante azzeccare lo start, parte adesso la prima manche con Mattia De Campo che sembra avere un ottimo scatto, attenzione a Mister X che viene subito insidiato all'esterno da Simu William, grande partenza però tra la terza, la quarta e la quinta marcia di Mister X che si infila all'interno del tornante Andretti su Mattia De Campo salendo al comando della corsa, buona la traiettoria con Mattia De Campo che solleva un po' di terriccio in uscita dalla seconda curva, poi però si trova la traiettoria a favore nella controcurva a destra, in curva 3, curva 4 arrivano ancora appaiati, molto difficile trovare lo spazio con vetture che sono tanto larghe, Mister X, bellissimo duello subito all'inizio di questa prima manche, deve cedere alla staccata di Mattia De Campo che in ingresso della 5 conferma il comando, conferma la posizione tenuta con la pole position nelle qualifiche svoltesi poco tempo fa, terzo Apple, poi quarto William che aveva azzeccato la partenza, si era addirittura proposto all'esterno dell'Andretti Hairpin, poi però evidentemente nelle curve successive qualche problema di troppo l'ha costretto dietro, mentre c'è un problema per Mister X che al cavatappi è andato lungo e scende fino al sesto, settimo posto perché si infila anche Luca Flamino che salta aggressivamente sul salsicciotto, sul dissuasore, scusate, posto all'interno della curva Reini, Mister X scende al settimo posto, ritorniamo lì davanti per vedere Simo William e Advance Apple in uscita dalla 11, appaiati, affiancati, si guardano, poi vanno ad intraprendere queste due pieghe a sinistra che nemmeno sono curve, si affrontano in pieno all'esterno Apple mentre Simo William stacca un po' più in anticipo, riuscendo quindi a trazionare meglio. Traiettoria sicuramente migliore quella di William che sale al secondo posto, Apple cede il terzo, quarto Tals, quinto Kriv, poi Flamini in sesta posizione, settimo Mister X, ottavo Marcon, nono Red, decimo completa la top ten Giovi, undicesimo Tommy, dodicesimo Dr. Long con la Lexus RCF GT 500 che chiude la classifica. Mattia De Campo allunga 3 secondi e 2 di vantaggio su Simu William, adesso probabilmente potremo aspettarsi un confronto diretto tra il francese e l'italiano. Dietro Apple sembra aver perso qualche decimo di secondo che poi recupera in accelerazione in uscita dalla 6. Curva 6 è difficilissima perché è molto molto stretta e vedremo i piloti faticare nell'evitare il dissasore che se preso porta la vettura molto larga, la vettura che prende la tangente e quindi per forza di cose va a perdere tempo e rischia di spedire il pilota verso il muro. Attenzione quindi a quel dissuasore che se toccato può comportare danni abbastanza ingenti alla gara dei piloti. Flaminio messo sotto pressione da Mister X che è reduce da un errore pesantissimo che l'ha portato dal secondo fino al settimo posto, peccato perché Mister X sembrava essere in grado di lottare con Mattia De Campo per il primo posto almeno in questi primi attimi di gara 1. Oh, toccato da Christian Marcon che ha trovato un pertugio però non è riuscito in conclusione a prendere il settimo posto e quindi scende in ottava posizione, rimane in ottava posizione. Dietro ho visto anche un tentativo di sorpasso di Tommy su Giovi, tentativo di sorpasso che viene portato a termine e Tommy sale quindi in decima posizione scavalcando la Nissan Nismo GTR GT500 di Giovi. Vediamo lì davanti se è cambiato qualcosa. Flaminio 8 decimi di vantaggio su Mister X, ha messo questo piccolo margine, questo piccolo gap che può farlo stare tranquillo almeno in questo giro, però Mister X si riavvicina subito alla staccata del cavatappi, vedo un Mister X molto molto aggressivo e molto veloce almeno con le GT500, vedremo se si confermerà anche nel corso del Gran Premio
e 20 giri previsti qui a Laguna Seca, sottosterzo per la Honda NSX di Flaminio, che tuttavia però perde solo un decimo e mezzo. Lì davanti stanno scappando con Talse che chiude il gruppo dei primi 5. Alessandro, partenza per ora abbastanza regolare, ho visto sì qualcosa di qualche piccolo errorino, però tutto sommato è andata bene. Mister X all'interno, no, Flaminio stacca molto molto forte e tardi e riesce a mantenere il sesto posto. Sì, assolutamente, infatti la partenza è stata pulitissima, si sono lasciati tutti quanti gli spazi giusti. Con la coda dell'occhio abbiamo visto alla fine del giro Mister X che al cavatappi è andato appunto sulla ghiaia, ma non si è notato nessun tipo di contatto, almeno dalla visuale a nostra disposizione. Poi per quanto riguarda il resto, mamma mia, che controllo di Re! Ha fatto un controllo pazzesco. Non so se l'hai visto, Matteo. Oh, bandiera gialla. Bandiera gialla, c'è un problema nel rettilineo Rahal. Vediamo. Sì, sempre. Mr. Crive. Che è? Crive? Mr. Crive, sì. È riuscito comunque a tornare in pista, però è undicesimo. Probabilmente proprio in curva 6 ha commesso un errore e non mi sembra ci siano danni alla sua vettura. Vediamo, no, tutto ok per la Nissan sponsorizzata Red Bull. Numero 1. Di Crive, che si riaffaccia in curva 11 nel tentativo di sorpassare Dottor Long. Grande azione in pista, Dottor Long che sbaglia in trazione, in accelerazione, cerca di approfittarne subito Crive, che però non ha la velocità per recuperare quei metri necessari al fine di tirare la staccata in curva 1. Mamma mia che frenata di Crive, che riesce comunque a rallentare e quasi fermare la macchina. Sembrava praticamente finire contro la Lexus di Dottor Long, che sbaglia ancora una volta in uscita. Un posteriore molto ballerino quello della Lexus di Long, e dietro Mr. Crive che prova in tutti i modi a trovare uno spazio per infilarsi. Ritorniamo lì davanti, Mattia Di Campo, 3 secondi e 8 di vantaggio su William, seguito a 2 secondi e 2 da Apple, poi Tals 4 secondi e 2, distacchi che sono definiti in questa fase della gara. Sta tornando sotto comunque Mister X, che è sorprendente in quanto a ritmo e passo gara. Peccato davvero per quell'errore. Qui al cavatappi stava per andare nuovamente lungo, la salvata, non è caduto nello stesso errore del primo passaggio di gara. Adesso un secondo e due separa il quarto posto di Tals dal quinto posto di Mister X, che opta per i box. Andrà a montare un nuovo set di gomme morbide. Attenzione alle strategie, perché qualche pilota potrebbe anche optare per una sosta singola, stop al decimo giro e poi fino alla fine. Non è il caso di Mister X, che sembra dividere la gara in due soste, se non addirittura tre, perché ogni 5 giri dovrebbe fermarsi al dodicesimo e poi arrivare fino alla fine. Questa è la tattica prevista per Mister X, almeno in teoria, considerando che ha montato la gomma morbida e non super morbida, mentre stessa strategia per Mattia De Campo. William sta correndo con il posteriore danneggiato, il paraurti posteriore presenta dei danni, danni che sicuramente rallentano il tempo sul giro di William e il passo gara, e sta correndo comunque con la super morbida, quindi una strategia diversa, morbida per Apple, super morbida per Tals, dura addirittura per Flamin, che sta cercando in tutti i modi forse di non fermarsi. Con la dura non ti fermi praticamente, se tutto va bene. Errore lunghissimo al cavatappi Giovi, che finisce quasi in testa a coda, riesce a tornare in pista. Molto rischioso il ritorno, comunque Re era relativamente distante, scende sino all'ottavo posto Giovi. Dicevi, Ale? Intanto, Matteo, abbiamo fatto vedere adesso con la modalità replay di Gran Turismo, che è sperimentale anche questa, la partenza. Peccato che Gran Turismo, secondo me, per implementare questa modalità dovrebbe magari mettere un riquadro dove far vedere il replay ed anche quello che sta succedendo in live, perché se mette full screen il replay, diciamo, potrebbe non essere molto molto comodo. Assolutamente. Però è una funzione molto interessante, perché è il primo gioco e grazie a questa modalità replay
abbiamo potuto vedere cosa è successo a Mister X, perché si possono praticamente mettere le varie onboard, e quindi abbiamo visto che appunto, come avevamo visto con la coda dell'occhio, possiamo confermare Mister X ha fatto l'errore da solo, nessuno l'ha toccato, e l'abbiamo visto in questo replay. Battete campo. Ora ritorniamo in live. Ha effettuato la sosta, si è fermato ai box e ha montato un nuovo treno di gomme morbide. Ha un grande vantaggio perché... Oh, William! Problemi per William! Sta procedendo intanto lentamente, Mister X, e riprende ritmo intanto adesso. Mister X su re e ce la fa. L'ha passato in uscita dal cavatappi, mentre William è molto lento, forse stava scontando qualche penalità, ma sinceramente dalla grafica non mi è parso di vedere nulla. Esce, anzi torna alle spalle di Flamin, che è in pista con gomme dure e con una Honda NSX che in teoria è la più svantaggiata tra le Super GT 500 Model Year 2016. William con l'anteriore sinistra a pizzicare l'erba sintetica, Flaminio va lungo e William si infila senza esitazioni, salendo al quarto posto. Chissà che errore ha commesso William, che si ritrova catapultato lì dietro in quarta posizione. Anche lui si è fermato nel settimo giro, seguendo la strategia di Mattia De Campo, ha montato un set di gomme morbide, quindi dalle super morbide è passato alle morbide, ha perso anche un po' di tempo per riparare i danni probabilmente provocati da un contatto nei primi giri. Tommy, il connazionale, fa passare William, quindi scambio di posizioni praticamente quasi fossero compagni di squadra, si stanno aiutando, stanno poi cercando Mister di aiutarsi. Mister X è riuscito in accelerazione a superare Flaminio. Grande rimonta di Mister X, Tommy va largo al cavatappi, rischia il testa coda, Mister X non indugia all'esterno della Reini, completa un sorpasso fantastico, mentre Apple si ferma ai box con la Lexus. Molti hanno scelto la Lexus, quindi probabilmente è una macchina che qui alla Laguna Seca si adatta bene al layout, alla conformazione del circuito. Rifornimento, cambio gomme, ha montato un treno di gomme morbide, mentre si fermano anche Dr. Long, Tals, Re, Tommy, Crive continua, così come Flaminio. Vediamo Christian Marcon cosa fa, anche Marcon sembra continuare, sì, non si ferma. Allora a questo punto bisogna capire quale sarà la strategia migliore, se la non sosta, perché no, Mister X si è fermato, no, effettivamente stanno tutti andando probabilmente sulle due soste, non credo ci sia possibilità di andare sulle tre, addirittura non vedo nessuno che possa andare sulla sosta singola, a parte quelli che stanno continuando come Giovi, Crive e Christian Marcon, che sono... No, Marcon si è fermato un giro fa. No, tutti hanno effettuato la sosta, praticamente, Alessandro. Non vedo nessuno che quindi ha la possibilità di andare sulla sosta singola. Forse in GT3 dopo, qualche pilota tenterà l'azzardo, non fermandosi una volta in più rispetto al previsto. Però concentriamoci sulla gara, concentriamoci sulle GT500, decimo passaggio sui 20 in programma. 13 secondi e 5, Mattia De Campo sta assolutamente dominando questa gara. Vedo appunto De Campo tanto confidente con la macchina, mai oltre le righe, mai oltre il limite, sembra avere la situazione sotto controllo, però mai dire mai, soprattutto perché Laguna Seca è una pista che non perdona, Alessandro. Oltre la linea bianca, ad eccezione del primo settore, c'è la ghiaia, ed è una ghiaia che ti trascina fuori sempre di più. Sì, infatti è difficilissimo. Infatti l'abbiamo visto con Mister X poi ha sporcato anche le ruote, e questo comunque gli ha compromesso svariate posizioni, quindi un errore qui si paga pure tanto. Non solo questo, anche perché il gioco comunque ti dà dei secondi che devi scontare, e abbiamo visto ad esempio William che ha dovuto rallentare, qui vuol dire tanto, perché comunque è un circuito estremamente tecnico, quindi anche il decimo, il millesimo di secondo fa la differenza, ed ecco qua che ha perso anche lui delle posizioni. 13 secondi ed ora 5. È in lotta con vediamo, no, c'è Advanced Apple in lotta con Flaminio che sfrutta tutto il tappeto sintetico in uscita dalla 11, ed Apple che si sposta a destra all'esterno, arrivando quasi a toccare la ghiaia
Vediamo in curva 1 chi avrà la meglio, con Apple che frena molto molto tardi. Vediamo in percorrenza in trazione, dovrebbe averla meglio, e infatti si conferma il quarto posto per Apple, che riesce a sorpassare Flaminio. Qualche difficoltà però in uscita da curva 3, Flaminio che si propone per un attimo all'interno di Apple, che fa toccare un'altra volta aggressivamente il cordolo, la sua Lexus si scompone. Ottimo nonostante tutto il controllo della propria vettura, e adesso l'obiettivo è quello di recuperare il distacco di 11 secondi e 5 su Mr. X, anche se quest'ultimo si è dimostrato molto veloce. Anzi, credo che Mr. X abbia tutte le intenzioni e tutte le possibilità, le chance di tornare su William. 2 secondi e 7 e il passo gara, come abbiamo visto all'inizio, è molto simile. Credo che Matteo De Campo adesso abbia vita facile e debba semplicemente amministrare per arrivare fino alla fine. Il secondo posto invece è un po' un quesito, un punto interrogativo che risolveremo nel corso dei giri. Attenzione, errore di Flaminio, e passa Giovi. Flaminio ha sbagliato la Irene, credo, in uscita da curva 9. Sì, ha sbagliato l'accelerazione, gli è scodata la macchina, e per fare la correzione ha perso tantissimo. Poi in appunto nella stessa accelerazione ha perso tanto avendola corretta, e Giovi l'ha superato. Superato, e Giovi sale quindi in top 5, quinto posto per lui, Flaminio sesto, Crive in settima posizione, ottavo Re, nono Talz, decimo Marco, undicesimo Tommy, dodicesimo Long. Sono in 12 racchiusi in 48 secondi e 5. Il distacco tra William e Mr. X è più o meno lo stesso, 2 secondi e 9, era 2 secondi e 8 prima. È molto veloce William nel primo settore, mentre Long sembra recuperare nel secondo e nel terzo. Vedremo se questa tendenza si confermerà anche nel dodicesimo passaggio, giro nel quale Matteo De Campo ritorna ai box, i meccanici scavalcano il muretto, il classico muretto alla statunitense, gara si vede che è svolta in America, proprio perché non ci stanno i garage che attendono i piloti quando si fa la sosta. Semplicemente c'è il muro, quel piccolo muretto che separa il piccolo muro che separa gli ingegneri dal resto della pista, del tracciato. Stop per Matteo De Campo e per William, quindi stessa strategia, si stanno copiando a vicenda, mentre Mr. X effettua un altro giro, allunga di un giro la sosta, così come arrivando a pareggiare i giri su questo stint rispetto a De Campo e William, perché prima a inizio gara si era fermato un passaggio prima, un giro prima la sua sosta rispetto agli altri, se non erro al quinto, mentre gli altri si sono fermati al sesto. Sì, esatto, confermo. Infatti Mr. X è stato il primo a effettuare la sosta. Adesso 3 secondi e Matteo De Campo con gomme nuove arriverà sicuramente sotto al pilota del team Lexus brandizzato Lucky Strike. Sicuramente questi 3 secondi verranno recuperati in poco tempo. Apple a 8 secondi e 6, William è uscito alle spalle di Flaminio. Non ideale questa situazione, perché Mr. X deve ancora fermarsi, ed essendo nel traffico William potrebbe perdere del tempo. Vedremo se Flaminio lascerà strada. Un po' di sovrasterzo nel cambio di direzione tra la sinistra e la destra del cavatappi, traiettorie molto diverse ovviamente, perché William ha una gomma più fresca che gli consente di stringere di più le curve. William sale al quarto posto scavalcando Flaminio, mentre Mr. X è ai box. Il cambio gomma è già stato effettuato, quindi rifornimento, vediamo dove esce. William si trova sul traguardo, dovrebbero essere lì. Forse Mr. X addirittura ha guadagnato la posizione con un giro fantastico. Vediamo, è quarto, l'ha passato, è davanti? Mi sembra davanti, aspettiamo la conferma. Sì, è davanti, un overcut fantastico di Mr. X su William. L'italiano che passa quindi il francese per il quarto posto. Overcut è riuscito, chissà se proprio Luca Flaminio ha compromesso la strategia di William e ha portato Williams, sì, a un terzo posto virtuale. Io. È quello che stavo pensando io, infatti, e non vorrei che appunto per superare Flaminio Williams abbia trovato, attenzione, Williams, mamma mia, Williams è arrivato velocissimo. Attenzione qui al cavatappi, potrebbe essere importante questa lotta, è fondamentale, è la battaglia che ci sta tenendo incollati allo schermo, con Williams che arriva vicinissimo
in ingresso curva. Vediamo se ci prova la 11. Si opta per una traiettoria interna, poi però si riaccoda per provare poi un sorpasso nel rettilineo principale, rettilineo di partenza. E adesso sul traguardo, sì, con la scia. Minacciosissimo Williams, nei confronti di Mister X. E intanto, appunto, stavamo dicendo che molto probabilmente Williams ha perso tempo nel superare Luca Flaminio, perché di poco gli è stato dietro comunque. E comunque anche mezzo giro, essendo questo, come abbiamo già detto, un circuito molto tecnico, qui conta stare dietro a un pilota anche per appunto mezzo giro. E adesso William, non so perché metto la S finale, William ha recuperato Mister X e gli sta attaccatissimo, quindi sta dimostrando di averne un po' di più, forse perché Mister X deve ancora portare a temperatura gli pneumatici. 6 decimi rispetto al giro passato, ha perso qualche decimo di secondo anche alla Rainey, molto al limite. La piccola sbavatura porta William a 2 decimi, lungo anche alla curva numero 11, e adesso va oltre il secondo, molto tirato, quasi in overdrive. William sta cercando in tutti i modi di ricucire lo strappo nei confronti di Mister X, però le traiettorie sono tanto aggressive in ingresso quanto però poi lente in percorrenza e uscita. E mi ricordo che, a tema motociclistico però, un pilota, un famoso pilota, disse che qui a Laguna Seca il trucco era, ora non so se è applicabile anche questa filosofia, questa logica alle quattro ruote, il trucco era sacrificare l'ingresso per poi prediligere l'uscita, uscire nel miglior modo possibile con una velocità più alta. Proprio perché, Ale, e voi che ci guardate da casa, se ci fate caso, le curve a Laguna Seca sono, uno, strette, e due, sembrano aprirsi in ingresso, poi però si chiudono all'improvviso. Quindi bisogna essere pronti a studiare una traiettoria diversa e a non spingere in modo esagerato quando si va a iniziare la curva, a sterzare il volante e frenare. È un trucco che con le moto evidentemente era davvero efficace, con le macchine probabilmente pure, forse però in una forma diversa. Chissà se i piloti stanno cercando di guidare in questo modo, utilizzando traiettorie un po' più morbide in ingresso per scatenare i 500 cavalli prima e in modo più rapido rispetto agli avversari. Mattia De Campo, leader a 4 giri, compreso il 17esimo, dalla bandiera a scacchi, 17 secondi 8 di vantaggio su Mister X. Poi William in terza posizione, lotta per il secondo posto, che diventa protagonista a questo punto del finale di gara della prima manche. Giovin, quarta posizione, quinto Tommy, sesto Re, settimo Apple, ottavo Tals, poi Crive. Tals ha perso tantissimo con la strategia, era addirittura in top 5, evidentemente c'è stato un errore da parte sua, mi sembra che la sua vettura sia a posto, però è sceso di qualche posizione. Poi Crive, come detto, nono, decimo Dr. Long, undicesimo Flaminio, che ha montato le gomme dure a inizio stint e adesso le super morbide. Credo che comunque questa strategia abbia sia avuto un senso, però wow, e adesso va contro il muro, la Honda NSX si infrange contro il muro, così come tutte le speranze di zona top 5 per Luca Flaminio, che quindi è costretto al ritiro. Una gara molto complicata per lui, ma è anche le sue prime esperienze su Gran Turismo Sport, quindi concediamogli questo il beneficio del dubbio, dai, se così si può dire. Secondo, sì, assolutamente, anche perché è difficilissimo appunto il tracciato, le vetture, no? Abbiamo già detto tutto prima. E adesso ci ritroviamo con un Mattia De Campo che sta percorrendo il 18esimo giro, lo sta concludendo ed è primo, ha un distacco di 16 secondi e 8 da Mister X, quindi è abbastanza grande il distacco. Mister X, che ha preso un po' di spazio su William, 1 secondo e 7 al momento è il distacco che li separa. A quanto pare Mister X è riuscito a portare in temperatura gli pneumatici, e quindi adesso sta riuscendo ad avere il suo passo che fino a questo momento l'ha contraddistinto in questa gara.
Direi perfetta l'analisi, Alessandro. Mancano poche miglia, perché siamo negli Stati Uniti, quindi è anche giusto parlare di miglia, al termine della corsa. Poi dopo si va a cambiare vettura, tipologia di vettura, le più lente GT3, ma non per questo meno spettacolari, anzi in teoria con le GT3 ci si aspetta una gara più combattuta, in cui il primo o comunque i piloti non vadano a dividersi in secondi e secondi di gap. Vedremo se le attese saranno poi rispettate. Tra poco inizierà l'ultimo giro. Matteo De Campo ha 15 secondi e 9 di vantaggio, ha perso qualcosina forse nell'ultimo stint, ma credo si sia anche rilassato. Non ha senso rischiare quando la vittoria è a pochi metri di distanza. Mister X secondo, sembra averla tirata su, averla data su William, che ha 1,6 secondi di ritardo da Mister X, che nonostante le difficoltà del primo giro è riuscito a recuperare Alessandro, e anche bene, riportandosi nella zona podio e anzi conquistando il secondo posto. Quindi direi molto positiva la gara di Mister X. Esatto, molto positiva. È riuscito comunque, nonostante l'errore iniziale, a recuperare. Ha tenuto, diciamo, bene il ritmo, molto costante, molto pulito anche successivamente nella guida, ed è riuscito a risalire alla china. Ha fatto una sosta che è stato un undercut all'inizio e poi un overcut successivamente, entrambe scelte azzeccate, quindi complimenti a Mister X anche per quanto riguarda la freddezza e la decisione di dover cambiare strategia, di dover fare qualcosa di diverso rispetto agli altri. L'ha fatto ed è riuscito sia nell'undercut sia nell'overcut, quindi ha dimostrato che entrambi possono funzionare. Ultimo giro di gara iniziato 47 secondi fa da Matteo De Campo, che si avvia verso un successo, il secondo successo su Formula Italian Team riguardante la categoria Gran Turismo su Gran Turismo Sport. Dovrebbe essere il terzo invece, se andiamo a contare anche la vittoria in Master League. Dovrebbe essere il terzo successo in generale nella carriera su Formula Italian Team di Mattia De Campo, che affronta adesso l'ultima curva e poi la bandiera a scacchi lo attende. Mattia De Campo vince gara 1 a Laguna Seca, evento dedicato, come dice lo stesso nome, Kentucky Kid, a Nicky Hayden, purtroppo scomparso 2 anni or sono. Matteo De Campo vince con 15 secondi di vantaggio su Mister X secondo, terzo davanti a William con la Nissan GTR Nismo, quindi abbiamo 2 Lexus sul podio e in più 2 Nissan sul podio, scusate, e una Lexus, quella di Mister X, che chiude secondo. Quarto Giovi, quinto arriverà Re, pressato da Apple. Advanced Apple però non ce la fa a guadagnare quei metri che poi gli permetterebbero di conquistare il quarto posto. Quindi quinto Re, sesto Apple, settimo Tals, ottavo Tommy, nono Crive, decimo Long, ultimo classificato, ritirati Luca Flaminio e Mike Mai. Adesso si va in direzione GT3. Cosa ti aspetti, Alessandro? I valori secondo te rimarranno gli stessi o la gara, come previsto in teoria, dovrebbe essere più bilanciata, più combattuta? Secondo me più combattuta, perché la GT3 è una vettura un po' più standard del solito, quindi si adatta molto di più a qualsiasi tipo di pilota in genere, quindi è una vettura molto più generica. Secondo me, appunto per questo, i valori in campo potranno equilibrarsi ancora di più e ci sarà più spettacolo. Vedremo. Allora, a questo punto direi di andare un attimo fuori onda, giusto il tempo di organizzarsi, e poi torneremo in diretta con la seconda manche dell'evento, secondo evento GT Sport organizzato da Formula Italian Team. Non cambiate canale, rimanete sintonizzati su Twitch e siamo pronti e carichi per la seconda manche con le vetture GT3, le vetture forse più divertenti di tutto il panorama del motorsport. A tra poco. Thank you.
Tornati in diretta da Laguna Seca, pronti per la seconda manche con le vetture GT3 in pole position. Partirà colui che è arrivato ultimo nella manche precedente, Dr. Long, che guiderà una Toyota FT1. Poi secondo Clive con la Porsche 911 RSR. Parte adesso gara 2 del Kentucky Kid Event a Laguna Seca, in uno dei circuiti più belli di tutto il globo. Clive riesce a prendersi la prima posizione mentre Dr. Long scende fino al quarto posto. Simo Tommy all'esterno viene coinvolto in un contatto, forse con Taz. Le vetture escono praticamente quasi tutte indenni dalle prime due curve, dall'Andretti Erpin, poi curva 3, curva 4 con Clive che è messo sotto pressione da Taz. C'è una vettura che è andata larga, dovrebbe essere Christian Marcon che con la Mercedes AMG GT3 torna in pista vicinissimo a Luca Flaminio, poi sfrecciano davanti tutti gli altri, viene forse scavalcato anche dal Volkswagen Beetle di Mister X, il famoso maggiolino che in configurazione GT3 è davvero fantastico, va fortissimo sul dritto. Clive comanda la corsa in ingresso di curva 6, rettilineo Rahal, poi cavatappi, attenzione al passaggio sul cavatappi, punto fondamentale, con Talze che si butta all'interno, lascia lo spazio correttamente Clive, arrivano a un contatto che porta forse Re a salire al secondo se non addirittura al primo posto. Re con la Mercedes AMG GT sponsorizzata Vodafone avviene, è protagonista di un sorpasso all'esterno su Talz, fantastico, non pensavo riuscisse a chiudere quel sorpasso, è riuscito nella manovra e adesso è secondo Talz, che ha perso una posizione, forse anche due, perché arriva alle sue spalle il vincitore di gara 1 Mattia De Campo, che in curva 11 si infila all'interno e sorpassa Antonio Ternino. Dietro in quinta posizione il poleman Dr. Long, poi Advance Apple, Simo Tommy, Giovi, Luca Flaminio, William che viene inquadrato in questo istante in lotta con Flaminio stesso, con la Toyota FT1 del team Gazoo Racing. Attenzione, attenzione, perché Talz va a colpire Dottor Long, forse dovrebbe essere Dottor no, Long. No, Mattia, visto male. Mattia, Mattia fuori. Mattia De Campo. Mattia De Campo fuori tra curva 1, no, in curva 2, perché curva 1 è la piega a sinistra poco dopo il traguardo. In curva 2 si è girato, evidentemente c'è stato un contatto con Talz e Mattia De Campo, il vincitore di gara 1, è fuori. Adesso sarà costretta a una rimonta, 10 secondi e 7 se il ritmo mostrato. Oh, Marco Namuro, Marco contro il guardrail, torna in pista ma credo che la sua vettura sia irriparabilmente danneggiata. Clive e Re davanti a tutti, segue Clive in seconda posizione a 665 millesimi lungo. Clive al cavatappi, dietro Dottor Long sta tenendo buoni alle spalle Apple, Tommy e William, i due francesi. Flaminio settimo, ottavo Mister X, Giovi, Talz, Matthew ritirato fuori dalla gara, fuori da questa seconda manche, Christian Marcon, Mattia De Campo ha già raggiunto Antonio Ternino, si è ricongiunto con il gruppo lì davanti, potrebbe essere una rimonta fantastica quella di De Campo, con Talz che ha danneggiato il paraurti posteriore, quindi aerodinamica compromessa, si ferma ai box per cambiare gomme e riparare i danni. Mattia De Campo davanti a sé a un secondo e sette a Giovi, per ora tutti abbastanza distaccati. Advanced Apple all'interno di Dr. Long in curva 1, abbiamo visto che abbiamo sentito anche dal sonoro che ha toccato la parte posteriore sinistra del pilota appunto che in questo momento è in lotta con lui, quindi attenzione, fasi concitate. 8 cilindri aspirato contro 8 cilindri turbo Porsche 911 RSR, la Porsche con il motore centrale che ha stravinto Le Mans, viene è protagonista ora come ora con Apple che sale al terzo posto dopo un errore di Long, mi sembra abbia commesso un errore perché ha perso due posizioni. Sì, ha commesso un errore e poi successivamente un altro errore ancora, e infatti è stato superato sia da Advanced Apple nel primo errore, nel secondo errore da Tommy. Esatto, forse tra curva 5 e curva 6 ha commesso questo piccolo errore che lo ha portato dietro ai limiti della top 5 e adesso pressa Tommy, vediamo se si infila qui all'interno, tira la staccata, cerca il sorpasso, sorpasso che ottiene, attenzione in uscita perché la Mercedes è molto veloce sul dritto. Si propone all'interno Tommy alla conclusione del terzo e all'inizio del quarto giro con i due che arrivano appaiati in curva 1, poi bisognerà frenare in modo preciso all'Andretti Erpin e dietro William vicino
ma non abbastanza, c'è il contatto che fa girare in testa a coda Long, gara sì, sicuramente più vivace rispetto a gara 1, alla prima manche Williams che scende all'ottavo posto, Mattia De Campo è clamorosamente quinto, in lotta con Luca Flaminio, clamorosamente in quinta posizione Mattia De Campo, due giri fa era dodicesimo, è successo di tutto in questi primi quattro passaggi della seconda manche qui a Laguna Seca con le vetture GT3. De Campo a 2 secondi e 5 di ritardo da Tommy, ha un grande ritmo e ha tutto il tempo per recuperare, 9 secondi netti di ritardo da Re quando il distacco prima era intorno ai 10 secondi, Re che sta scappando comunque perché questi 3 secondi e 7 qui a Laguna Seca valgono davvero tanti in una pista corta, anche il decimo può fare la differenza. Clive secondo, terzo Apple, quarto Tommy, quinto Mattia De Campo, sesto Luca Flaminio, settimo Mister X, ottavo William, poi Long in nona posizione, giri da incubo per Long in questi due passaggi, è passato da scusate la ripetizione del termine, è sceso dal quarto fino al nono posto con il testacoda in curva 1 che sancisce un po' la fine delle speranze probabilmente per Dr. Long, speranze di top 5. William, problemi per William che ritorna ai box ma anche lui è reduce da un giro non proprio felice. William che è pronto a fermare la vettura sulla piazzola per cambiare, sostituire gli pneumatici così come Giovi. Ritorniamo a parlare delle posizioni di testa. Oltre a Re che è primo con 4 secondi circa di vantaggio, c'è Clive che tra poco sarà recuperato dall'altra Porsche, la vettura della stessa marca della casa tedesca che adesso... E poi Matteo è anche da dire una cosa, perché Tals che era nelle posizioni davanti si trova in questo momento nono. C'è stata quell'incomprensione con forse Matteo De Campo, poi però ha effettuato la sosta perché aveva danneggiato il posteriore. Infatti se ci fai caso il posteriore presenta qualche ammaccatura di troppo. Quella situazione, quel caos generale in curva 2 non ha sicuramente facilitato la gara di Tals, che poi per quei contatti si è un po', non so se si è rovinato la gara perché non so cosa sia successo effettivamente, non stavo inquadrando il gruppo di testa, però ha pregiudicato tutti i suoi sforzi, ha vanificato tutti i suoi sforzi, mentre Matteo De Campo ha raggiunto Tommy, ha raggiunto il pilota francese che guida la Mercedes AMG GT3. Vediamo se Matteo De Campo decide di tirare la staccata all'interno, tira una staccata lunga ma ancora più lunga quella di Tommy, troppo lunga, tant'è che Tommy va a cogliere i marbles, lo sporco che è presente all'esterno della traiettoria ideale. Mattia De Campo ne approfitta, ringrazia e sale al quarto posto. Clive largo con quasi tutte e quattro le ruote sulla ghiaia in uscita da curva 3 nel piccolo rettilineo, nel piccolo lungo che porta alla quarta curva. Mattia De Campo già si fa vedere all'interno di curva 5 ma non è ancora maturo il sorpasso. Vedremo se Clive nel corso di questo sesto giro di gara avrà la possibilità di tenere dietro, allargando le spalle, il vincitore della prima manche dell'evento Kentucky Kid qui a Laguna Seca. Qui al cavatappi non c'è la possibilità di sorpasso, Mattia De Campo più largo in ingresso curva per studiare meglio l'uscita e la trazione. Tuttavia, bravo Clive nel difendere questo terzo posto, questo duello però sta facendo perdere tempo un po' a tutti. De Campo che scarta, sembrava addirittura un tentativo di sorpasso, però al sesto giro arriva la sosta anche per questa gara 2, quindi Matteo De Campo, Mister X e altri piloti probabilmente vanno verso le due soste, lì davanti continuano, quindi forse addirittura una sosta per i piloti che comandano, quindi dal primo fino a Flaminio, no sì, dal primo fino a Flaminio tutti che andranno su una sosta. Flaminio anche il paraurti anteriore danneggiato, quindi questo stint sarà molto difficile da completare, sicuramente molto sottosterzo, evidenziato dalla Toyota FT1. Mattia De Campo esce dai box con la super morbida selezionata dal team, mentre Mister X con il Beetle, Volkswagen Beetle, ha optato per una gomma morbida, quindi una mescola in meno. Però tuttavia, avendo provato le vetture, soprattutto le GT3, posso confermare che tra super morbida e morbida non c'è molta differenza, sono lì anche in quanto a usura, quindi è più una scelta che si basa sul feeling del pilota con la vettura, come un pilota sente il mezzo nel corso dello stint, considerando che poi il degrado gomme è impostato su Supernove,
il moltiplicatore è davvero molto molto alto in questa gara, e visto che ci sono lunghi curvoni di percorrenza bisogna un po' capire la macchina, capire le traiettorie per non distruggere i pneumatici in pochi giri, soprattutto considerando che super morbide e morbide sono simili, non c'è molta differenza. Per avere una differenza più sostanziale bisogna andare a montare o la media o addirittura la dura, come fatto da Luca Flaminio con la Honda NSX GT500 nella prima manche. Si ferma l'ex ormai leader della classifica, re Simone Violo, una Mercedes bellissima che ricorda molto la livrea del 2006 della McLaren di Formula 1, la quale corsero Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya e poi Pedro de la Rosa, che sostituì Montoya dopo il Gran Premio di Indianapolis. Ritorna in pista dietro a Tals e dietro in teoria anche a Mattia De Campo, che si è fermato e con il pit stop è salito in teoria al comando della corsa. Attenzione, perché Mattia De Campo con questo undercut è riuscito a guadagnare, non so, 5 secondi. Tantissimo. E non solo, fa anche fucsia nel settore che abbiamo appena visto, settore di riferimento, che ha portato meno 2 decimi dal tempo migliore, che al momento è di Tals, 1:21.5. Quindi Mattia De Campo che sta andando fortissimo, nonostante quello che è successo ad inizio gara, sta spingendo veramente tanto, e adesso Tals viene superato da De Campo. Sì, De Campo passa un Tals che tra l'altro doveva scontare una penalità, la sconta adesso, quindi... esatto, ne ha approfittato, esattamente, ne ha approfittato per scontare quindi la penalità di qualche decimo di secondo che era stata attribuita dalla direzione gara per la violazione di track limits. Mattia De Campo a 10 secondi. Non solo, penso anche che abbia pensato: adesso sconto la penalità e con l'occasione magari vi do anche la posizione a De Campo. Per quello che è successo ad inizio gara. Adesso Tals viene attaccato da Re. Vediamo se ce bello. La fa. Sì, ce la fa all'interno. Bellissimo. Bel sorpasso di Re, che approfitta anche di una gomma più fresca. L'abbiamo visto più rapido in postazione curva, nonostante è evidente la Mercedes sia una vettura con motore anteriore. Questo motore anteriore è evidenziato da un cofano molto lungo che restituisce una linea assolutamente coupé, una linea a parer mio stupenda alla Mercedes. Questa è una macchina che segue la SLS AMG, il nuovo corso intrapreso nel 2010 da Mercedes nella categoria Gran Turismo SLS, che era già un capolavoro in ingegneria. Adesso si è arrivati nel 2013-2014 a un perfezionamento con la AMG GT4, quindi non c'è più SLS nella denominazione, nel nome. È una vettura che è molto bilanciata, ha un grande carico aerodinamico come tutte le Mercedes, però il problema di questa automobile, soprattutto nella categoria GT3, è che ha un sottosterzo davvero elevato quando si vanno a usurare le gomme che, avendo il motore sull'anteriore, vengono stressate molto di più, soprattutto nelle curve di percorrenza, proprio perché il muso punta tanto sull'anteriore, sul davanti, e quindi le gomme anteriore destra, anteriore sinistra subiscono un degrado che per forza di cose è maggiore rispetto a una macchina che, come Porsche ad esempio, ha un motore centrale o un motore posteriore. Fenomeno che si presenta al contrario proprio con un motore che è posizionato dietro, perché quando il motore è dietro ad essere molto usurate sono le gomme dietro. Scusate, mi sono impicciato, però stavo vedendo esattamente Matteo, infatti con il motore posteriore tutta quanta la potenza viene erogata al posteriore, sì, quindi peso. Di conseguenza anche tutte quante le fasi esattamente di sovrasterzo in accelerazione eccetera vanno a fare appunto delle forze, vanno ad agire delle forze, sì, sugli pneumatici posteriori, così da surriscaldarli di più rispetto all'anteriore. L'hai detto bene. Al contrario infatti succede con un motore anteriore sulle gomme anteriori. Crive, si ferma Crive, direi spiegazione tecnica in pochi secondi davvero eccezionale Alessandro. Crive si ferma, aveva montato gomme medie, strategia abbastanza strana, si è arrivato al decimo giro, farà una sosta sola, però non so quanto possa convenire, vediamo. Monta di nuovo un set di gomme medie, bellissima la Porsche, livrea grigio bianca o bianco grigia, sponsorizzata Red Bull,
E poi un grigio che ci sta bene con i colori Red Bull, onestamente, sì. Perché è un grigio chiaro, un grigio tranquillo, molto elegante. Bellissimo comunque. Ce lo facciamo un onboard sulla Porsche con Mattia De Campo, che è salito ufficialmente al comando della corsa, perché ha un sound questo motore fantastico. Porsche che ha portato la 911 RSR all'esordio nel 2016, se non erro. No, okay, no, nel 2017. Andiamo on board. Molto molto bello, devo dire, sound fantastico. Motore un po' vecchio stile. Stiamo perdendo un po' la filosofia degli aspirati nella categoria GT. Se poi parliamo soprattutto di Le Mans, motori aspirati, anche per motivi di consumo, no? Intanto, scusami, perché con la coda dell'occhio ho visto una vettura blu. Non so se è il De Campo. Dottor Long. Dottor Long che... Oh, oddio. Oddio. E in mezzo alla pista, stava tornando in box, è stato trasportato, teletrasportato sul traguardo. Oddio, che roba strana. Sì, è una cosa un po' particolare. Non so, se ce la farà con la benzina ad arrivare... No, sì, ce la fa. E in box? Sì, ha voglia. A metà serbatoio. Doveva, okay, penso, solo cambiare gli pneumatici. Sì, perché è uscito fuori, l'abbiamo visto con la coda dell'occhio da De Campo. E abbiamo visto appunto una vettura celeste in sottofondo che aveva delle difficoltà. Poi successivamente sì, è entrato ai box, è stato catapultato sul traguardo. Sul traguardo, abbastanza inspiegabile come cosa. Comunque anche in questa gara Mattia De Campo sta dominando, nonostante il testacoda in curva 1. Penso che in questo giro arriverà la sosta, l'ultima sosta prevista per De Campo al 13° passaggio. 6 secondi e 1 di vantaggio su Re. Mister X in terza posizione, quarto Tommy, che è in lotta con Advance Apple, Tommy con la Mercedes, mentre Apple con la Porsche 911 RSR numero 69. Confronto che interessa il quarto posto, mentre Matteo De Campo, leader della classifica, si ferma in box e lascerà la prima posizione a Re, che però dovrà effettuare il pit stop all'incirca tra due giri. Non credo possa arrivare fino alla fine, anche se forse le gomme glielo potrebbero consentire. Mister X segue la strategia di De Campo montando, vedremo se monterà la gomma super morbida oppure continuerà nella sua strategia e insisterà sulla morbida. Si ferma adesso ai box Mister X, stessa cosa Tommy con la Mercedes. Riparte De Campo, pit stop veloce, carburante necessario per arrivare fino alla fine della corsa. L'ultimo stint è già iniziato per il pilota Toyota. Riparte anche Tommy e riparte anche Mister X, che ha montato nuovamente un treno di gomme morbide. Quindi evidentemente la Volkswagen Beetle si trova meglio con uno step più duro di mescola. Re al comando della corsa con 12 secondi di vantaggio su Advance Apple. In teoria dovrebbe giungere ora il momento del pit stop per Apple. È un po' un'incognita. Vedremo. Punta la gomma morbida. Sembra
essere a posto con il carburante, mentre tutti e quattro gli pneumatici sono abbastanza usurati, quasi al 50%. Mi sembra che continua, si sta continuando. A questo punto credo che Re stia provando ad arrivare fino in fondo, però sarà molto molto complicato. Sta girando sul 23.3, vediamo il passaggio. Sul traguardo un 24, forse sì. Alza i suoi tempi fino al 24.2. Il suo miglior giro è un 21.8, quindi ben 3 secondi di differenza. L'abbiamo detto, il moltiplicatore così elevato, e poi una pista che con le gomme è sempre molto abrasiva, non facilita l'azione in gara dei piloti, la costanza soprattutto, ne viene meno. Si è fermato ai box Flaminio con la Toyota, mentre purtroppo Giovi è ritirato da questa seconda manche. Flaminio che scenderà, rigordi logica, no, rimarrà in ottava posizione, perché William nono ha avuto molti problemi in questa gara, probabilmente problemi di natura tecnica, perché lo ricordiamo, dopo il cavatappi ha rallentato quasi fino a fermarsi con la sua Renault Megane RS. Renault RS, no scusate, non è Megane, Renault RS, bellissima, però poco usata nei campionati GT. Torlong decimo. Allora Re, è il momento dei calcoli, Alessandro, perché compreso il quindicesimo giro ne mancano 6 al termine, quindicesimo che sta per finire ora. È molto difficile che Re arrivi fino al termine della corsa, però continua, il carburante glielo permette, ma le gomme non credo. 10 secondi 8 di vantaggio su Advanced Apple, che ha una Porsche col motore centrale più equilibrata e quindi che sente meno il consumo gomme. Il problema vero e proprio però si chiama Mattia De Campo, perché De Campo ha montato un nuovo set di gomme super morbide, quindi uno step più morbide, uno step più avanti rispetto alle morbide di Re, e ha gomme più fresche. Tra l'altro registra il giro veloce adesso in un primo a 20 secondi 353 millesimi. Arriva come un fulmine alle spalle di Advanced Apple nell'Andretti Hairpin. Si fionda all'interno in curva 2 e riesce a salire al secondo posto. Con un po' di malizia allarga la linea, la traiettoria di Advanced Apple, conquistando quindi la seconda posizione. Davanti a sé a 8 secondi e 6 solo Re, però guardate, da 10 secondi che c'erano di differenza adesso il gap si è ridotto a circa 7 secondi e 6, 7 secondi e 5. È come un countdown che scende ogni secondo. Vediamo qualche decimo diminuire. Infatti Re sta perdendo tantissimo, sì. L'abbiamo visto due giri fa, era 12 secondi, poi 10 secondi. Oddio, contro il muro è qualche si gira e danneggia la sospensione anteriore destra, quindi fuori gara Apple, almeno dovrà fermarsi, quindi scenderà in fondo alla classifica. Un errore gravissimo, come detto, in curva 6. Punto molto complicato, forse più perché complicato così dell'intero Re pista. Ha più chance, anzi ha, diciamo, per come era messo, Advanced Apple poteva andare a prendere la posizione di Re, perché comunque gli stava recuperando tanto. Sì. Adesso è abbastanza difficile. Mr. Clive non credo Vediamo riesca nel suo intento, perché comunque c'ha 11 secondi da De Campo e, 15 e da De Campo a sua volta a 3 secondi, quindi sì, circa 15 secondi. Non è scritto al lato. Esatto. Rosso. 15 secondi 4, gira sul 24.1 contro il 28.9. Ce la fa. In teoria ce la fa, perché giro dopo giro i tempi di Re dovrebbero innalzarsi. Potrebbe arrivare in questo passaggio forse fino al 30. Mamma mia, adesso ha perso 2 secondi, poi ha perso 5 secondi. E adesso, nonostante la lotta con Advanced Apple e De Campo, ha perso altri. Sì, i restanti altri 5 secondi e mezzo, quasi 6. Conviene che si fermi ai box, veramente tanto, perché troppo. Oh, è contro il muro. Sì, il posteriore va a toccare le barriere in uscita dal cavatappi, quindi testa a coda per la Mercedes AMG GT3 di Simone Violo. Riparte adesso, era il giro in cui doveva fermarsi per mantenere la posizione su Clive. Se si fosse fermato si l'avrebbe mantenuta, perché avrebbe dovuto solo cambiare le gomme, non avrebbe dovuto fare rifornimento, quindi la benzina gli bastava per completare la gara. Adesso le gomme si sono surriscaldate, quindi pit stop obbligatorio. Perderà anche il secondo posto e arrivano dietro Tommy e Mr. X in lotta per la terza posizione a questo punto. L'ho messo sì, meglio perché con le gomme, Matteo, infatti quando ha fatto il testa coda, tra l'altro
Non dico che era prevedibile, però se stai perdendo veramente tantissimi secondi, poi essendo questo qua un circuito estremamente tecnico e tutte le cose che abbiamo detto precedentemente, allora qui l'errore è, cioè la percentuale di possibilità di fare errore è abbastanza alta. Tra l'altro poi la cosa che ha distrutto ancora di più le gomme è stato come l'ha fatte pattinare poi. Infatti l'abbiamo visto quando si è girato, ha praticamente accelerato in maniera abbastanza estrema le gomme posteriori, e questo è aggressiva, esatto, e questo l'ha distrutte completamente le gomme. Direi che anche questa gara per la vittoria, per il primo posto, può essere archiviata. Si ferma William nei box con la Renault. Sì, salvo catastrofi, può essere archiviata anche questa gara. E non era facile per De Campo. Non era per niente facile. Una gara più combattuta per De Campo, che ha dovuto recuperare dal testa a coda in curva 2 nel tornante Andretti. Recupero che è avvenuto grazie anche a una strategia più aggressiva, con una sosta in più rispetto agli altri. Sosta in più che però effettivamente ha pagato, perché ha 16 secondi e 9 di vantaggio e delle gomme che sono comunque in ottime condizioni. Come detto, l'ultimo giro, gli ultimi giri saranno praticamente di sola gestione. Siamo nel corso del penultimo passaggio del round 2, evento speciale Kentucky Kid. È stato un piacere ritornare al commento su Formula Italian Team, proprio qui a Laguna Seca, pista introdotta da poco su Gran Turismo Sport, riprodotta direi quasi perfettamente, fantastico a livello grafico, sembra di guardare una gara praticamente reale. Non so se Ale condividi questa. Sì, perché opinione. Sono fatte con il laser scan, sì. vengono fatte proprio le riproduzioni sono abbastanza fedelissime. Tra l'altro ci sono due tipi di scan che sono tutte e due laser, però vengono confuse come tecnologie di campionamento dei tracciati, che poi dopo vengono tutti quanti immagazzinati i dati ed elaborati attraverso delle macchine che fanno dei calcoli pazzeschi. Non sono dei computer, ma veri e propri server. E cosa succede? C'è una piccola differenza tra drone scan e laser scan, quello fatto in aereo. C'è. E Gran Turismo utilizza la tecnologia fatta in aereo, anzi esiste una tecnologia ancora più potente, che è quella là del satellite, che anche Gran Turismo usa anche quella per fare la comparazione con quella da aereo, quindi utilizza tutte e due per fare la comparazione, per vedere quale e se c'è stato un margine d'errore, quindi quasi data ad altissimi livelli. Beh, l'attesa, se il livello qualitativo è questo, l'attesa è ripagata. Abbiamo aspettato tanto. Sì, vengono fatte in un certo modo. Più ovviamente. Di 2 anni per avere circuiti, un anno circa per avere Le Mans, che è la miglior Le Mans che esista su un videogioco, fantastica. Tralasciando poi i problemi di track limits, ma a livello di struttura, di curve, cordoli, è fantastica. Laguna Seca stessa cosa, il Nordschleife è assurdo. Però a questo punto direi di lasciare da parte questi discorsi per celebrare la vittoria di Mattia De Campo, che arriverà tra qualche istante, poco dopo curva 11. Scorge il rettilineo principale Mattia De Campo e poi va sul traguardo a prendere per primo e per la seconda volta il successo. Mattia De Campo vince la seconda manche qui a Laguna Seca, evento Kentucky Kid con la Toyota, vincitore in gara 1 e vincitore in gara 2 con due marchi giapponesi. Intanto, tra l'altro, Tommy si prende la posizione su Mr. Clive, ce l'ha fatta. Tommy secondo, Clive terzo e quarto giunge Mr. X. Tre piloti molto vicini che concludono però a 20, 21 e 21 secondi da Mattia De Campo. Il podio quindi vede De Campo, poi Tommy in seconda posizione e terzo Clive. Quarto Mr. X, quinto Flaminio, che ha comunque ben figurato in questa seconda manche, tutt'altra gara rispetto alla prima, con le Nissan, con le GT500. Advance Apple sesto, settimo Re, ottavo Tals, nono William e poi in decima posizione troviamo Long, che tra poco arriverà sul traguardo, separato da circa tre giri più indietro rispetto a De Campo. L'ultima curva anche per Long, livrea molto bella, se non erro è una replica di una livrea Super GT, non mi
ricordo precisamente, Dottor Long transita sul traguardo in decima posizione, quindi si conclude anche in maniera definitiva gara 2, la seconda manche qui a Laguna Seca, evento Kentucky Kid. È stato un onore commentare la gara per voi, Alessandro. Penso che di analisi se ne possa parlare poco. Matteo De Campo ha vinto in lungo e in largo, è stato il più veloce con le GT500, ha dimostrato di saper recuperare dopo un testacoda, dopo un problema anche in gara 2 con le GT3, pilota più completo, però non male anche tutti gli altri. Sono state due belle gare, due belli eventi che piano piano stanno introducendo il fit a un qualcosa che ha esplorato poco come Gran Turismo Sport. Sono tutti eventi che fanno molta esperienza, che sicuramente sono belli anche da vedere, soprattutto per il livello grafico del gioco. Assolutamente, infatti è così. Cioè, per quanto riguarda l'analisi di Gran Turismo, anche le analisi che abbiamo fatte live, infatti elogiando appunto lo stesso gioco nel sì, magari essere lento nelle piste, però riuscire a fare le cose bene. Abbiamo visto questa nuova modalità che grazie all'utilizzo comunque della modalità replay, sì, magari da perfezionare, però sono i primi. Abbiamo visto comunque un gioco che si sta affacciando benissimo al mondo del live. Abbiamo provato anche l'esperimento che poi non è tanto esperimento, è diciamo una riconferma per Twitch che comunque si sta affermando pian piano, anche grazie all'entrata in gioco già da qualche anno di Amazon come partner ufficiale. Infatti chi Amazon Prime ha anche Prime di Twitch a sua volta. E oggi abbiamo visto un evento eccezionale, sia in gara 1, molto emozionante, in gara 2 con le GT3 i livelli si sono un po' più apparati rispetto a gara 1 e ci siamo stradivertiti con un De Campo che c'è poco da dire. C'è poco da dire perché nonostante l'incidente che ha avuto all'inizio è comunque riuscito a fare una rimonta veramente pazzesca, e non è facile perché abbiamo detto già, setup bloccati, cioè o meglio di default, per meglio dire, vetture abbastanza larghe in gara 1, GT3 diciamo che sono un po' più accettabili come dal punto di vista della larghezza, e poi un circuito estremamente tecnico, quindi qui è il pilota che fa la differenza e De Campo in questo evento ha fatto la differenza. Okay. Non la togliendo agli altri ovviamente, perché abbiamo avuto anche un Mister X in grandissima forma, abbiamo avuto anche altri piloti in grandissima forma. Peccato per Re, perché Re ha sbagliato la strategia, altrimenti anche lui ha fatto una bellissima gara. Advanced Apple, quell'errore, mannaggia, gli ha compromesso la gara, però anche lui poteva dire la sua. E sono stati tutti quanti molto molto bravi, e questo qua fa capire quanto un piccolo errore può poi portare via un podio. Esatto, soprattutto alla Laguna Seca. Quindi chi ha vinto qua ha vinto De Campo, esattamente, soprattutto alla Laguna Seca ha vinto De Campo, ma insieme a lui ha vinto anche la Costanza. Direi che a questo punto possiamo dare i prossimi appuntamenti. Alessandro, il fit quando torna in diretta? Torna in diretta lunedì con la Sport, questo lunedì che verrà, con la Sport, ovviamente su YouTube, non su Twitch. Quindi Sport League lunedì, poi come sempre martedì Pro League, giovedì Master League e poi venerdì Prime League. Poi in futuro ci saranno ovviamente altri eventi per quanto riguarda Gran Turismo, sarà comunicato a tempo debito sia sul forum che sui canali, ad esempio Telegram, e sui altri canali social come Instagram, Twitter e Facebook. Verranno comunicati dove verranno streamati. Se dovessimo riutilizzare Twitch, comunque sarà comunicato. E questo, tutto qua. Poi ci saranno ovviamente anche degli eventi di Open, ma su tutto questo restate aggiornati sul sito www.formulaitalianteam.com e sui canali social, per l'appunto, come già detto prima. Instagram e Telegram. Da Matteo Pitaccio, dal sottoscritto, esatto, Non resta che salutarvi, augurarvi una buona notte, una buona serata, a seconda di quello che dovrete fare tra poco. Ringrazio Alessandro per aver curato il lato grafico e tecnico di questa diretta. Grazie Alessandro. Grazie a voi e alla prossima. Ciao.